Prima si tosa la pecora e si ottiene questa roba qua, perché questa è una pecora che ha una lana che vale poco. Questa ha subito solo un primo lavaggio, un semplice lavaggio per togliere proprio solo le cose, la cacca, appunto. Dopodiché si carda, si mette sul cardasso, si allarga bene le fibre per togliere delle impurità grossolane e per allineare le fibre. Aspetta, si fa una cosa di questo genere, si pettina praticamente. Adesso ci sono le macchine, ma io questi lavori sono fatti ancora tutti cardando così, questi sono cardassi vecchi. Si fa tanti strati finché non si sentono più i dentini. Quando è tutto pieno, si toglie. Così, facciamo finta che sia pieno, si toglie, vede che ha ancora tutte le impurità, si arrotola, la lana pregiata, ha questa barba lunga, questa non ce l'ha, quindi non è una lana pregiata, e poi si fila. I passaggi sono tanti, è un lavoro molto impegnativo, e poi si fila a un filo. Ma per fare una cosa resistente ci vogliono due fili, per cui bisogna fare due di queste, diciamo, rocche piene. Dopodiché si prende il filo, Posso guardare un attimo lì? sì, e si fa la matassa con quell'aggeggio che è una roba meravigliosa, geniale. Dopodiché la matassa si lava e poi la si mette sull'arcolaio e si fa il gomitolo. Quindi prima di fare un gomitolo, uno è già dato fuori di matto.